Il reparto di malattie infettive dell'ospedale Mazzini di Teramo, dopo il caso di vaiolo delle scimmie di qualche settimana fa, ha diagnosticato un caso di dengue. Si tratta di una rara malattia trasmessa agli esseri umani dalle punture di zanzare che hanno a loro volta appunto una persona infetta, propria delle zone tropicali e subtropicali. Teramo non ci facciamo mancare nulla, però è anche merito della bravura dei nostri medici che riescono a individuare tutte queste forme di malattie infettive, appunto. Ecco, la dottoressa D'Alonso per noi è un'ammiraglia della ASL di Teramo, si è contraddistinta con il coronavirus, è stata brava a individuare, a intercettare il vaiolo delle scimmie, è stata bravissima ieri a intercettare anche questa nuova malattia dengue. Ad averla contratta una donna teramana di 40 anni, tornata da Cuba il 9 agosto. La donna già all'estero accusava una sintomatologia simile influenzale con febbre e una volta tornata in patria ieri si è recata al pronto soccorso dell'ospedale di Teramo per la comparsa di lesioni petacchiali alle gambe. C'è in pratica delle piccole emorragie lungo tutto il corpo e nel momento in cui l'ha visitata la dottoressa ha pensato che potesse trattarsi di questa malattia, ha intercettato l'Istituto Superiore di Sanità, subito fatto un'analisi, era lui, è arrivato il responso. È ovvio, come dicevi tu, è una malattia che si diffonde nelle zone tropicali e subtropicali e si trasmette tramite questa zanzara. Il pericolo dov'è? Che chi viene punto, se la signora viene punto da questa zanzara, dopo la stessa zanzara punge un'altra persona, può essere contagiato. Quindi ieri, subito dopo, la dottoressa ha attivato anche il CIESP, tramite il CIESP siamo attivati, abbiamo fatto una disinfestazione della zona della signora, dove abita la signora. Bravo anche il sindaco che ha fatto sì che venisse fatta una disinfestazione totale su tutto il territorio della città di Teramo. E quindi adesso bisogna prevenire, onde evitare che altre persone possano essere contagiate. Adesso l'unica cosa, ecco, la signora è sotto cura presso di noi nelle malattie infettive, le condizioni sono buone, va solo monitorato per evitare che si possano verificare situazioni emorragiche su tutto il corpo.